La prima tappa del nostro lungo viaggio nella storia è costituita dall'origine e dall'evoluzione della specie umana, che copre un arco di tempo molto ampio e molto lungo, vale a dire a partire da circa 4 milioni di anni fa, data a cui risalgono i primi fossili dei nostri progenitori, i cosiddetti ominidi, all'età del ferro, cioè più o meno intorno al 1200 a.C. Studiare la fase più remota della storia umana significa essenzialmente focalizzare l'attenzione su alcuni processi fondamentali e su alcune grandi trasformazioni. Il primo di questi processi è l'ominazione, cioè l'insieme di quelle trasformazioni che hanno condotto all'attuale specie umana. Il secondo è la progressiva diffusione della specie Homo dall'Africa e il popolamento del pianeta. Il terzo è dato dalle rivoluzioni tecnologiche che hanno accompagnato l'evoluzione della specie umana, dalla lavorazione della pietra all'agricoltura all'invenzione dei metalli. I processi di cui abbiamo parlato fanno parte della preistoria, cioè, secondo la definizione convenzionale, il lungo arco di tempo che inizia con l'affermazione del genere Homo circa 2,5 milioni di anni fa e si conclude con l'invenzione della scrittura intorno al 3000 a.C. La preistoria viene suddivisa in tre periodi fondamentali sulla base dei materiali e delle tecniche impiegate dall'uomo per costruire utensili: il Paleolitico, o età della pietra antica, il Mesolitico, o età della pietra di mezzo, e Neolitico, o età della pietra nuova. Paleolitico, Mesolitico, Neolitico. I tre termini hanno in comune la parola greca lithos, che significa pietra. Questo perché il materiale più utilizzato nella preistoria è la pietra ed è anche il meglio conservato perché gli altri sono di gran lunga deperibili. Ci occuperemo prima di tutto del Paleolitico, la prima fase della preistoria che va dalla comparsa dell'Homo habilis, il primo uomo capace di lavorare la pietra, 2,5 milioni di anni fa, fino al 10.000 a.C. È un arco di tempo molto ampio in cui si verificano alcune trasformazioni e innovazioni decisive per l'affermazione e la diffusione della nostra specie.